torniamo a parlare di salute e di bellezza della nostra pelle con la nostra beauty coach Brigitte Vales. Benvenuta e ben ritrovata, Brigitte. Ciao Monica, buongiorno. Allora, buongiorno. Oggi ti chiediamo di insegnarci a preparare delle maschere, no? Sì. Per il nostro viso, che possano attenuare queste fastidiosissime rughette e soprattutto le occhiaia. Iniziamo dalle rughette? Iniziamo dalle rughette, sì, iniziamo dal post vacanze, quindi da il sole che ha naturalmente fatto abbronzare la nostra pelle, ma che ha lasciato un po' di secchezza. A volte addirittura chi è abbronzato si vede di più la rughetta, sì, vero? Sì, esattamente, mai? Perché il sole asciuga e quindi di conseguenza la rughetta, anche quella d'espressione, è più marcata. Quindi a livello invece di alimentazione possiamo invece mangiare qualcosa che ci aiuti e che faccia bene alla nostra pelle? Sì, contrastare la secchezza con l'acqua, quindi bere tantissima acqua e aiutarsi con un'alimentazione, io la chiamo l'alimentazione proprio effetto lifting, che è fatta di mirtilli perché ricchi di polifenoli. Noi iniziamo a mangiare mirtilli, esatto. Allora? Okay. Con vitamina C delle fragole, l'anguria, il melograno è potentissimo perché ha un antiossidante veramente molto ma molto importante, ha l'acido ellagico ed è un anti-age molto forte. E invece sì, vedo anche degli altri integratori. Questi sono i soliti omega 3 ai quali io tengo tantissimo perché gli omega 3 sono fondamentali per l'idratazione e per la cura proprio anti-age. Oltre alle capsule di vitamina C, se uno non può fare abbuffate di frutta di stagione o comunque di questi frutti, andando in ufficio o comunque lavorando, la vitamina C in capsule è perfetta. È fondamentale. Sì. Allora iniziamo a preparare queste maschere per la bellezza. Una magari per mantenere, diciamo, la nostra pelle molto luminosa e speriamo anche giovane. Allora, e dall'altra per attenuare sì, le rughette. Allora io oggi vi volevo parlare di un ingrediente preziosissimo anti-age ed è la zeolite. Che, zeolite? Sì, è un minerale vulcanico che si presenta sotto forma di cenere. Eccola qui. Che, esatto, presa via interna, quindi oralmente, la mattina a digiuno, è un potentissimo chelante, cioè porta via tutte le tossine. E portando via tutte le tossine il risultato si vede sia a livello metabolico, quindi di benessere, sia a livello di pelle. Quindi è ottimo, quindi, per una dieta detox, assolutamente, per disintossicarci. Sì, sì, sì. Porta via tutte le tossine, tra l'altro noi che viviamo in città urbanizzate molto molto purtroppo inquinate, è un prodotto che non dovrebbe mai mancare. Tra l'altro, come dicevo prima, lo possiamo aggiungere alle nostre maschere, ti faccio un esempio. Sì. Quella più... Con i prodotti quella più che bella, possiamo avere in casa, esatto, che troviamo sempre in cucina. Questo cos'è, lo yogurt? Allora, questo è yogurt bianco. Intero. Intero, perché tu sai che intero contiene più grassi e alla nostra pelle serve. Serve, certo. La dobbiamo nutrire. La zeolite. La zeolite. La curcuma. La curcuma. Che anche la curcuma è un potente, esatto, anti-age. Che era a base della bevanda che io ho, esatto, offerto al nostro Beppe Convertivi, il nostro golden milk al cioccolato fondente. Allora, questa qui è una maschera che a vederla, anche se il colore non è molto piacevole, è non importa, veramente molto ma molto. E quindi questa noi la dobbiamo mettere sul viso? Esatto, questa qui va messa sul, per una decina di minuti, viso pulito. Sì, certo, detesso. Guarda, anche 10-15, tanto poi comunque si secca e va portata via con acqua tiepida. Senti, seconda maschera, visto che purtroppo abbiamo poco tempo, ma le nostre signore a casa ci tengono a capire, allora, come mantenersi belle. Facciamo una cosa, sì, parliamo anche delle occhiaie, che sono una conseguenza molte volte dell'estate, del post abbronzatura importante. Beh, anche del fatto che uno può dormire poco, esatto, si sveglia presto la mattina, esatto, quindi insomma io ci combatto ogni mattina con, tu lo sapevi, le borse che e le occhiaie. Le fettine di patata sono un ottimo rimedio? Tutte, allora, le sere, esatto, così vado a anche letto la mattina appena svegli. Allora, la mattina appena svegli tagliamo delle fettine di una patata tenuta in frigorifero. Quindi fredda. Esatto, e poggiamo queste fettine sotto proprio l'occhio, addirittura su tutta la palpebra. E si sgonfierà magicamente. Sì, sì. Oppure utilizziamo il succo del pomodoro.
quindi imbibiamo un dischetto, sì, esattamente così anche tutto, sempre freddo, quindi tenuto in frigorifero. Quindi magari lo facciamo la sera prima, lo, esatto, teniamo in frigo e la mattina ci mettiamo questi patch fatti in casa. Lo poggiamo sull'occhio, oppure se vogliamo essere più puliti, perché il pomodoro sporca, con delle bustine del tè. Sono sia antiedemigene, quindi sgonfiano la palpebra, se ci sono delle parti di occhiaia che sono un po' più scure, si possono utilizzare anche fredde, quindi messe in frigorifero, quindi va a decongestionare tutta la parte. Ed è anche questo antirughe, perché poi la pelle è più rilassata. Esattamente. Allora io ringrazio molto la nostra beauty coach, grazie, Brigitte Vales, che si prende cura della nostra bellezza e della nostra pelle.